scusate, una questione di comodità, perché ho preso appunti qui sopra, non è che ci stia giocando con il telefonino, e allora ho pensato, non ho fatto le solite slide, perché oramai il computer si sta rifiutando, no, di fare le slide, perché sono in questa settimana su 6 giorni sono stato un giorno solo a Milano completamente, dove purtroppo abito, e cioè tutti gli altri giorni in giro a spiegare, o meglio a dire, la mia. Allora, questo appuntamento di Vicenza è un appuntamento al quale tengo in maniera particolare, tanto perché è uno dei più originali. Come ha anticipato anche il dottor Silva, il fatto di aver compreso che uno degli attori di questa norma è necessariamente l'amministrazione pubblica a livello centrale in un primo momento e poi a livello locale, è stata una grande intuizione del centro di servizio. E per cui io ci tengo a prendere una norma, a prendere soprattutto la nostra storia, cioè la storia delle organizzazioni, e rileggerla in maniera diversa, non ribadendo tutte le questioni fiscali, non fiscali, eccetera, giuridiche, di governance, di controllo, di contabilità, eccetera, che forse perché me le ripeto continuamente inizia a andare un po' alla nausea, ma proprio rileggendo più che la norma la nostra vita finora, perché questo è il mio ruolo in questo momento, sulla base del nostro rapporto con le amministrazioni pubbliche, ok? E quindi, rispondendo a dottor Silva, non è che si stava meglio come si stava peggio, cioè non è che si stava meglio quando si stava peggio, è che comunque si stava peggio, appunto, diciamo, prima. Adesso questa norma ha moltissimi aspetti estremamente positivi, solo di alcuni parleremo oggi, però secondo me non dobbiamo perdere di vista di quello che è stato finora il nostro rapporto con l'amministrazione pubblica, che è stato veramente un odi et amo, molto chiaro, perché so che qui presente ci sono persone che fanno parte sia di associazioni sia di amministrazioni pubbliche. Vorrei dire che vogliamo bene la pubblica amministrazione, veramente bene, è lei che non si vuole bene, fondamentalmente. Oltre che non ci vuole bene ogni tanto, ma questo più per errore che per cattiveria, è lei che non si vuole bene. Se noi immaginiamo dalla nostra esperienza di cittadini e andiamo un po', come dire, lontani dalla nostra rabbia, delle volte in cui la burocrazia ci ha fatto veramente arrabbiare, poi ci chiediamo ma perché? Ma vanno contro il loro stesso interesse, pensando a quel dato funzionario che ha detto quella cosa che poi non era vero, ma che poi non si è preso la responsabilità, che ci ha fatto perdere 3 mesi, eccetera, così, no? Sapete benissimo che per l'amministrazione, per gli enti non profit, nel terzo settore, la questione è la stessa. Quindi continuiamo a chiederci ma perché lo fanno? Ok, allora la prima cosa è inquadrare che cos'è quello che fanno, perché non è un modo per prendere in giro, che nessuno ha voglia di prendere in giro l'amministrazione pubblica o tutte le persone che ci lavorano con così tanta dedizione, ma è proprio per cercare anche forse un domani di capire dove non fare gli errori, perché la cosa peggiore è non imparare nulla, nulla, nulla dagli errori. Cioè qualcosa impariamolo, perlomeno per ridurli, ok? C'era relativamente al fatto che vogliamo bene la pubblica amministrazione, c'era una bellissima, io sono tra tanti difetti, sono genoano, essendo di Genova, e non esistono altre squadre a Genova, e era un attimo una precisazione per chi, e su un molo di, credo, non di Bocca d'Asso, forse più in là, di Nervi, eccetera, c'era una bellissima scritta, no? Che diceva: più mi tradisci più ti amo, e poi lo scudetto genoano. Ecco, è così, con la pubblica amministrazione è così, più mi tradisci, più ti amo. Tirano un pochino, però, in effetti,
è un po' così, cioè non possiamo farne a meno, sia per una questione funzionale, sia per una questione che spesso il nostro vicino, in questo caso è proprio vero, è un amministratore pubblico. Nostra moglie, il caso Zanin, è un amministratore pubblico, comunque è un dipendente pubblico, cioè non è che possiamo pensare di dire sono altro da noi. Il problema è che a volte pensiamo che l'amministrazione pubblica ci pensi altro da sé. Iniziamo con una casistica molto velocemente, veloce, passato e presente, passata ma nel senso che si può ripetere. Ad esempio, in un comune importante del nord Italia è successo che in una raccolta pubblica di fondi, le famose manifestazioni di piazza dove si raccoglieva attraverso, no, l'offerta al sovventore di beni di modico valore, ribadisco, diciamo proprio a virgolette la norma, eccetera, un'associazione si è andata a chiedere il permesso di occupazione del suolo pubblico al comune, all'ufficio del comune, quindi pubblica amministrazione mi sembra, e questo qui un funzionario ha detto, ah sì, bene, ma poi mettete il nome sopra il gazebo, questo sembra un barzellette, ma mettete il nome, e voi che sono andati, ora cosa rispondiamo? Dice, sì, perché così capiscono chi siamo, no? Voi parlate anche lentamente così, e questo qui guarda, è una cifra la tassa sulla pubblicità. Sì, ci va e tira fuori la norma, la sua pubblicità, eccetera, la sua visione, la sua pubblicità, eccetera. Allora, santo centro di servizio, in questo caso nel luogo, e che diciamo ci ha coinvolto a me, ad altri, eccetera, abbiamo spiegato con i disegnini anche, no? Eccetera, che c'erano altre norme che dicevano no, che non è che non si deve la tassa sulla pubblicità perché c'è un'esenzione assoluta, eccetera. Adesso non ve la sto a raccontare, che peraltro continua con questa norma, è stata reimmessa, quindi continua questa cosa qui. Non ci ha voluto sentire il funzionario, e allora l'organizzazione ha deciso di non farlo. Avrebbe speso 300 euro, non era una follia, però per il fatto di mettere davanti sopra associazione, era un'associazione anche abbastanza famosa, ma ha detto no, preferiamo di no, ma no, perché noi spingevamo, mi dice perché abbiamo un'altra idea. Il giorno dopo sul quotidiano locale c'era scritto il comune di Cosa nega la possibilità all'organizzazione. Allora noi ci auguriamo che il dirigente sia andato a pulire le strade in Kamchatka o qualcosa del genere, perché in effetti non abbiamo più sentito parlare. Ma capite che se non applichi la norma, e voi dite va bene, avete beccato proprio il pirla, come dicono a Milano, dice no, perché poi un po' più a nord, sempre in Lombardia, non è colpa mia che non ci starà in Lombardia, un comune anche molto ricco aveva pensato anni fa di far gestire un'isola ecologica, da un'organizzazione di volontariato, ma a gestirlo, e noi ci abbiamo messo veramente tanta fatica a spiegargli che non poteva farlo l'organizzazione di volontariato, perché era un'attività commerciale, comunque era un'attività diciamo che doveva essere realizzata da dei lavoratori specializzati unicamente, e i volontari potevano, ma neanche aprirlo e chiudere, potevano fare, non so, attività di sensibilizzazione presso le scuole, stavamo parlando di attività, come posso dire, di promozione dell'ecologia e di quegli aspetti lì. Così come le aziende ospedaliere, anche lì adesso stanno, cioè, da tanti anni che seguo alcune organizzazioni che lavorano presso aziende ospedaliere, queste in tutta Italia, e alcune aziende ospedaliere proprio non gli entra in testa questo concetto. Finora, poi vedremo se sarà avanti ancora così, però finora le assicurazioni relative, che sapete benissimo, articolo 4 della legge 266/91, relative ai volontari, dei volontari che lavorano, che prestano la propria opera presso le amministrazioni pubbliche, devono essere pagate dall'amministrazione pubblica ospitante. Ok, punto.
è un concetto semplice, è scritto persino meglio di come ve l'ho detto io, cioè a legge. E alle aziende ospedaliere non va tanto bene questa cosa qui, perché sono costi che noi sappiamo peraltro essere ridottissimi, però non gli va tanto bene. E allora ho una volta spiegato, chiedendo a un'azienda ospedaliera toscana, mi disse: ma come mai non segue la legge, gentile ufficio legale dell'azienda ospedaliera, ufficio legale non segue la legge? Quindi era un po' in difficoltà anche come interloquire con questa. Dice: no, ma sa, noi abbiamo avuto una ristrutturazione, prima eravamo 10 aziende ospedaliere, adesso ne siamo solo una, eccetera. Ho capito, ma la mia è un'altra domanda: come mai non seguite la legge? Dice: ma no, ma lei deve capire. Dice: no, il mio dirigente dice guardi, avvocato, terza volta, come mai non seguite la legge? Facciamo così, per 3 mesi non ve la paghiamo, poi per 3 mesi ve la paghiamo? Dice: va benissimo, oramai si fa così. Ok? Cioè, la domanda, perché non seguite la legge? Cioè, se tu la interpreti diversamente, mi dice l'interpretazione. Ok? Ma perché non segui la legge? È una domanda molto semplice. Il problema di molte organizzazioni vostre, come è normale, che di fronte a tante leggi magari non si conoscono i propri diritti di organizzazione, che ne abbiamo tantissime, no? Per cui, ragione per cui il centro di servizio è veramente in questo una risorsa di enormemente di enorme aiuto. Così come di nuovo un'azienda ospedaliera faceva questa richiesta. Queste persone vanno ad aiutare i bambini, anche gli anziani, così in ospedale senza fare attività sanitaria evidentemente, ma solo o ludica o comunque stava assieme a loro, punto. Si va un pomeriggio alla settimana, si aiutano, al massimo come ti chiami? Giovanni, però chiami un punto. Ora parliamo, quali dati in termini di privacy posso avere? Cos'hai la tosse? Punto. No? Cos'è? Invece l'azienda ospedaliera dice: no, bisogna elevare ogni volontario a responsabile della privacy del trattamento dei dati. Allora, quando non si applica un minimo di mononeurone alle cose che si fanno, evidentemente escono fuori. Vuol dire che 80 volontari, ognuno era responsabile della privacy di se stesso. Non mi chiedete cosa volesse dire. E allora noi abbiamo scritto anche no, e gli abbiamo dato una serie di motivazioni, ovviamente approcciandoci alla norma sulla privacy, che non dice che se tu vieni a sapere, ma se tu tratti il dato, che non è che se io vengo a sapere che il dottor Silva fa determinate attività, allora io devo diventare responsabile della privacy di me stesso, eccetera, eccetera. No, esiste. Se io tratto il dato, se inizio a fare i dossier segreti sul dottor Silva e su tutti loro, evidentemente, a parte l'inutilità delle cose, però in effetti devo fare tutta la pratica della privacy, no? Così come, e questo ci favorirà moltissimo, il registro unico del terzo settore, questo è veramente una scelta fenomenale del Ministero fin dall'inizio. Il fatto che, come voi sapete, che abbiamo più di 300 registri disseminati in tutta Italia, ma ad esempio relativamente alle organizzazioni di volontariato in alcune, diciamo, province si era scelto di far entrare soltanto delle organizzazioni di volontariato che facessero attività a favore delle persone svantaggiate. Ora, la norma sul 266, cioè del 266-91, non parla di persone svantaggiate, ne parlano le onlus. Allora, il cortocircuito della povera mente che stava gestendo quel registro del volontariato diceva: ma se l'ODV è onlus, se la onlus tratta solo di persone svantaggiate, l'ODV evidentemente deve seguire solo persone svantaggiate. Capite che questi sono i falsi sillogismi famosi, no? Quello del pettine, il pettine ha 3 denti, mia nonna ha 3 denti, mia nonna ha un pettine, è così, è uguale, identica. Ok?
anche lì abbiamo dovuto spiegare perché no, con i disegnini, con calma. Voi dite, vabbè, ma li incontri tutti tu i minus aves. No, e non vorrei dire la normalità, però diciamo che è molto frequente, ok? Così come la prefettura di una grossa città del nord, dove una plenipotenziaria, quando dico plenipotenziaria non è che uno che può partire la vita e la morte, relativamente alla descrizione del registro delle persone giuridiche, noi stiamo modificando lo statuto di una fondazione, non più tardi di 3 mesi fa, a un certo punto nel dialogo ho detto che non si fa niente ovviamente della riforma, perché lei era responsabile del persone giuridiche, non sapeva niente della riforma, dice, ma mi manda qualcosa, sicuramente non le ha mandato niente, perché può vedere, perché devo lavorare, perché che non mi pagano, essendo genovese, poi molto sensibile su questa cosa qui, e dice, comunque non scherziamo, alla fin fine queste fondazioni, non te lo dici, sono enti pubblici, no, guarda, dottoressa, posso passare tante cose che magari sulle quali possiamo non andare d'accordo sullo statuto che ne abbiamo presentato, ma questa proprio no, perché se lei, altrimenti lei non dovrebbe star qui, anzi mi chiedo come mai lei stia qui se dice una cosa del genere. Non l'abbiamo finita benissimo evidentemente la riunione, ma comunque continuerà. Però questo è per dire che in realtà stiamo parlando di persone alto locate, persone con delle funzioni molto, molto alte, hanno un gap di conoscenza e di coscienza nelle cose del non profit, anche solo di natura legislativa, quindi figurarsi nel vostro vissuto, quindi proprio di conoscenza, che ci mette in imbarazzo, a me mette in imbarazzo pazzesco dover fare le pulci a queste persone, perché non sai mai come muoverti, come si ha e ci si va a divertire, eh? Ok, punto, e lo sappiamo, ma con queste altre persone, così come anche con a volte anche con l'agenzia delle entrate, con la guardia di finanza, che ti vengono a dire, ma tu i dipendenti, è successo una ONG, hai dipendenti, hai anticipazioni bancarie, e si sa, la prefettura mi paga per un centro di accoglienza 9 mesi, un anno, anzi il ministero dell'interno, un anno di ritardo, no. E allora tu sei un'azienda vera e propria, fuori dalle onus, come? Così, e mi hanno bloccato per 2 mesi i conti correnti, per cui hanno dovuto fare un ricorso straordinario alla magistratura ordinaria, il giudice ha detto, ma voi siete matti, dice, scusatevi e sbloccate subito i conti correnti dell'ONG, ok? Questo per un'ignoranza, perché la presunzione di avere dei dipendenti, cioè scusate, il fatto di avere dei dipendenti e delle anticipazioni bancarie, faceva venire su, diciamo, un'anima, una soggettività da azienda, eccetera. Quindi questo è il passato e il presente. Qualsiasi sia la norma, che adesso tra l'altro il dottore poi ci spiegherà ampiamente, si infili, diciamo, cioè si verrà rinnovata, anzi verrà innovata, no? da questo codice, si sta appoggiando su questo humus, che non è fenomenale. Uno dice, ma abbiamo fatto negativo, ci sono anche le persone, sicuramente, però questi sono segnali di allarme, mica da ridere, eh? Io ho fatto proprio una cernita, dopo più di 20 anni di attività, anche con le amministrazioni pubbliche, ho scelto solo alcuni, diciamo, che possono essere più vicini per voi. Perché veramente quando mi dicono, adesso guarda, abbiamo un problema, con chi? Immagino con l'amministrazione pubblica, sì, appunto, il vostro primo nemico, antagonista, sappiate che è l'amministrazione pubblica. Questa è una frase che io ripeto in tutti i corsi di formazione, non perché io non voglia bene l'amministrazione pubblica, ma perché, scusate, voglio più bene agli enti non profit. E so benissimo che loro hanno questa necessità di capire da dove iniziano i propri diritti e dove iniziano evidentemente i propri doveri.
cose che la pubblica amministrazione a volte si dimentica. Altra questione è quindi se questa è un po' la base, sicuramente vista da un pessimista, da un criticone, eccetera, quello che volete tutto, però della coscienza e della conoscenza della pubblica amministrazione relativamente al nostro mondo, ci chiediamo se è mancato. Io parlo sempre di difetti, perché poi sui pregi c'è anche il dottor Magli che ne parlerà, e su quelli sono totalmente d'accordo già in anticipo, okay. L'utilità mia è quella di criticare, non per criticare basta, ma proprio per portare sopra un attimo di argomenti. Allora, quali sono, cos'è mancato nel ragionamento del rapporto tra profit e pubblica amministrazione, soprattutto nel codice del terzo settore? E tutto forse sono mancati dei soldi, ma questo poi si può vedere, nel fatto di dire finanziamo la pubblica amministrazione perché finalmente sappia di che cosa sta parlando. Secondo me questa è la questione fondamentale, dato che a mio avviso, dalla mia esperienza, il vostro grosso problema, il vostro grosso antagonista è la pubblica amministrazione, e dato che senza di essa non vogliamo e possiamo vivere, la prima cosa è formare la pubblica amministrazione. E sicuramente è il CSV che deve, almeno per quello che ne so io, per quello che è la mia, come dire, fantasia, è il CSV che deve assolutamente muoversi, proporre formazione all'amministrazione pubblica. Appunto, ti formo, il sottinteso è perché non ne sai nulla, non lo dirà, come diranno, tanta buona educazione, però ti formo, ti dico tutta una serie di cose. Non puoi chiedere questo, non puoi fare questo, puoi fare questo, puoi fare quest'altro. Con proprio delle linee precise. Dove sono mancate altre linee precise, confini precisi? Questa è una cosa un po' particolare. Nei rapporti di pubblica amministrazione e di terzo settore, il problema è che, a parte il fatto che l'ODV e l'APS potranno far fare, così tendenzialmente come fanno adesso, potranno avere dei rapporti con gli enti pubblici al costo, okay? Quindi le convenzioni si faranno al costo, poi mi spiegherà molto meglio Pietro Lombardi, però in generale c'è un problema di concorrenza interna tra gli enti del terzo settore. Quindi ci sono le cooperative sociali che realizzano l'80-90% delle attività con gli enti pubblici. Ci sono, ma soprattutto ci saranno, le imprese sociali, che è questa figura vecchia ma rinnovata, diciamo, di impresa vera e propria che agisce con una serie di possibilità proprio in ambito sociale. E poi ci sono gli altri enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, APS, enti del terzo settore non diversamente nominati. Bene, sappiate che da una serie di simulazioni che abbiamo fatto è molto facile che la cooperativa sociale, mentre sta pensando come intervenire, non so, sul territorio del Vicentino e dire allora come ci proponiamo all'amministrazione pubblica, eccetera, abbiamo i soliti contatti, eccetera, così, quali sono i costi, eccetera, quindi sta facendo tutto il suo budget. A destra si vede superare dall'ente del terzo settore associativo, che può fare anche attività commerciali e che le farà, eccetera, e che quindi propone, diciamo, ma perché può fare la mia stessa cosa? A sinistra dalle altre imprese sociali. Indovinate un po' chi rimarrà dietro, le cooperative sociali. Io questo ragionamento l'ho fatto con Cooperative Lombardia e Lega Cooperative Lombardia, e si sono ritrovati, già adesso subiscono, in assenza, diciamo ancora prima di questa norma, la concorrenza sleale degli altri soggetti non profit. Perché dico sleale? Perché poi c'è tutta la questione del volontariato che, come dire, non è stato ancora chiarito sotto certi punti di vista, cioè la pubblica amministrazione utilizza, come veniva anticipato da qualcuno prima, può pensare di utilizzare il volontariato come manodopera per ridurre il costo. Poi chissà cosa vi dico,
Ah, è quasi una bestemmia, poi qui dentro. No, quasi una bestemmia. No, davvero, davvero l'amministrazione pubblica utilizza il volontariato per ridurre i propri costi? Cioè, quello è il fine? Oh, oh, noi siamo, no? Ecco, bene. Quindi non è che valorizza il volontariato, valorizza il proprio risparmio. Perché in un periodo di vacche magre, più o meno da 30 anni, può anche andare bene, ok? Il problema è che però fai saltare tutta un'economia sociale, okay, che invece potrebbe riportare altra economia, altro reddito. In poche parole, quello che è veramente mancato è una differenziazione di attività, okay, per cui certe le cooperative sociali possono fare certe cose, okay, mentre gli altri ne possono fare altre, e di possibilmente non sovrapposizione. Okay, guardate che nella realtà la sovrapposizione ci sarà sempre, purtroppo, e invece il fatto di non avere, come dire, segnato un confine di azione in un determinato contesto, in una determinata attività con una, e invece non posso agire con l'altra forma giuridica o fiscale, eccetera, ecco, questo è stato secondo me un po' un limite. Perché andando avanti vedremo che saranno sempre meno le cooperative sociali, e anche lo spirito cooperativistico evidentemente andrà a farsi benedire. Ci sono anche indizi di follia prossima ventura. E quali sono? Una delle cose più positive nel codice del terzo settore è questo, che io mi ero pensato, oh ma guarda che bello, quando ci sarà una nuova norma e parlerà di non profit, tra virgolette, si farà riferimento a, non sapevo ancora il numero, però adesso sappiamo, 117, gli enti di cui ha 117. Questo semplifica tantissimo dal punto di vista fiscale, amministrativo, dei rapporti con la pubblica amministrazione, no? Cioè parla come una famiglia, poi come in tutte le famiglie ci pugnaliamo, però parla con tutti noi come una famiglia. Non fa differenziazione tra chi è riconosciuto e non riconosciuto, chi ha la fede al dito, chi non ce l'ha, no, punto, dice solo questo. Poi però, a 10 giorni dopo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene promulgata una legge, 124 del 2017, che è la legge sulla concorrenza, che è chiaro che è stata discussa nel mentre, c'era stata una serie di passaggi, a parte che la legge annuale sulla concorrenza è iniziata nel 15, non capisco quello di riferimento all'annuale, ma comunque vabbè. All'articolo 1,125 c'è un riferimento a un nuovo adempimento a carico delle onlus, ma io sapevo che le onlus poi diciamo andare a morire come profilo a fine 2018, delle onlus, delle fondazioni riconosciute, delle associazioni riconosciute e di altre tipologie che adesso non mi ricordo. Okay. Che, qual è questo obbligo? L'obbligo è che bisogna, chi riceve più di 10.000 euro dagli enti pubblici o da enti partecipati da enti pubblici, e il riceve, cioè da, il che cosa non si capisce bene come termine, perché in poche parole è utilità. Parlo di utilità e la domanda è anche 5 per 1000. Adesso, comunque chi riceve questi soldi deve pubblicare entro il 28 febbraio, a partire dal 28 febbraio 2018, quindi domani, quanto ha preso l'anno precedente, ok? Dagli enti pubblici e da uno specchietto in cui si dica, no, questa cosa. Ora, l'idea non è malvagia. Perché l'amministrazione pubblica dice, il legislatore dice, in sintesi, io non so quanto le amministrazioni diano alle organizzazioni, e per prevenire questioni di corruttela, ok, do una trasparenza massima, ok, per il fatto che, a parte la trasparenza, io me l'aspetto dall'amministrazione pubblica che mi dica chi l'ha dato, perché obblighi me. Anche perché se dopo il 28 febbraio voi non pubblicate questo rendiconto sul vostro sito, perché questo è l'obbligo, ve li chiedono indietro. Che come misura non è, cioè dice no, ne parliamo, no, ve li chiedo indietro. Okay. Ma la cosa particolare è questa.
uno, ci sono tre leggi che dico, tre leggi, sapete che noi proprio, se ce ne sono tre leggi vuol dire che non ce n'è nessuna, che dicono che quando un'amministrazione pubblica sa qualcosa di un fatto, di un atto, di un soggetto, anche giuridico, che è questo qualcosa lo sa perché è depositato presso un'altra amministrazione pubblica, al massimo può chiedere alla persona fisica, alla persona giuridica, dove è depositata, e poi autonomamente l'amministrazione pubblica si va a prendere quei dati. Ci sono tre leggi che lo dicono, non bastavano. Questa quarta legge ti dice il contrario, ti dice: io lo so che c'è un'amministrazione pubblica che ti ha dato dei soldi, eccetera, così, però se me lo dici tu, se no te le prendo questi soldi. Allora, già così non è meravigliosa, eh? È il legislatore, però, fondamentale, centrale, eccetera, che ci dice questa cosa qui. Ma la cosa particolare è che, appunto, dopo pochi giorni che era stata veramente pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 117, cosa è successo? Che mi danno a dei soggetti che comunque tendono a scomparire, ONU per prima. Quindi non saranno tutti gli enti del terzo settore, ma solo alcuni, eccetera, così. In una data molto scomoda, okay, mi dà un nuovo adempimento. Quando sarebbe bastato dire gli enti del terzo settore, riferimento all'articolo 13, 87 del testo del 117, 17, ma comunque si poteva mettere diversamente, oltre agli obblighi, devono specificare in uno specchietto le entrate di natura pubblica, mettendo A, B e C, cioè il soggetto, per che cosa e la quantità, punto. Sarebbe stata una cosa di buon senso. Ovviamente non l'ha fatta, ovviamente non l'ha fatta. E questa cosa qui, che per cui un'amministrazione pubblica ti dice devi fare in un momento diverso, in maniera molto più complessa, con, come dire, un fumo persecuzione assolutamente totale, perché se no ti frego i soldi, mi pone proprio in antagonismo, anzi è lei che è l'amministrazione pubblica che si pone in antagonismo alla mia organizzazione. E qui la domanda fondamentale è: ma ci salveremo? Cioè, diceva prima il Presidente, attenzione, una cosa sono le leggi, altra cosa sono i comportamenti, appunto. Noi rispetto alla pubblica amministrazione dobbiamo vigilare che i comportamenti siano adeguati. Il cambiamento che ci viene chiesto in ogni convegno, c'è qualcuno che dice vi dovete professionalizzare, ma non siamo vi dovete professionalizzare, dovete diventare come delle aziende, ma le aziende chiudono, dovete diventare come delle aziende. E dice, vi dico tutta una serie di cose che non sempre condivisibili, a un certo punto dovreste fermarvi e dire: ma voi cosa fate? Ma amministrazione pubblica, ma tu cosa fai? A parte questione di dare soldi, che non le fai per, come dire, perché sei tanto gentile, perché ti servo, ma tu cosa fai per venire incontro a me, alle esigenze del cittadino? Per dire questo però ci vuole, uno, un po' di coraggio, e due, ragazzi, siamo in difficoltà, indipendenza, l'indipendenza, invece c'è una commistione. A volte fruttuosa e positiva, quindi virtuosa, a volte invece viziosa, di chi è un po' uno e un po' l'altro, e quindi dice: no, guarda, non posso attaccarti perché devo avere dei buoni rapporti. No, io ho degli ottimi rapporti, però sono sincero, io le cose ti dico sinceramente hai fatto una cretinata. Vuoi che non lo dica al giornale? Non lo dico al giornale, però io intanto te lo premetto, guarda che è una cretinata, te la prendi, lo dico al giornale, perché ha già avuto, no? Perché si deve avere un appoggio esterno. Ecco, io credo che come camera di compensazione in un centro di servizio forse potrebbe, come dire, allentare la tensione, perché di tensione c'è, non possiamo far finta di niente. A me spessissimo è stato detto: no, guarda, questa cosa qui non farla venire fuori, perché sai, adesso dobbiamo aspettare il comune di eccetera, probabilmente a noi centro ci fa un favore di questo tipo, dobbiamo aspettare l'immobile, eccetera. Aspetta, allora abbiamo finito. Invece se il centro di servizi, soprattutto quello di Vicenza,
ritenesse veramente di fare una camera di compensazione, un suggerimento, cosa che vedete, siamo qui apposta, e vi lascio con un esempio esterno rispetto al CSV di Vicenza, vi lascio con questo esempio, di camera di compensazione positiva. Qualche anno fa in Lombardia, la regione Lombardia ha pensato, su pressione dei commercianti, che sono una lobby potente, eccetera, di regolare ulteriormente le raccolte di piazza, perché i commercianti dicevano: ogni weekend ho la situazione diversa che mi vende qualcosa davanti, mi rovina tutto quello che adesso non entriamo nella polemica. Allora hanno tirato fuori prima una legge che diceva che doveva esserci un DGR, eccetera, poi il DGR, il decreto della giunta regionale, eccetera, hanno iniziato a scriverlo. Per fortuna, come centro di servizio di Milano, l'abbiamo intercettato. Beh, idea che intercettiamo i provvedimenti, no? Va bene, arriva, lo esaminiamo, ce l'ha scritto delle cose pazzesche, suggeriamo una serie di cose, facciamo un bel colloquio, una bella azione di lobby in termini veramente positivi, esce fuori e oggi posso dire che c'è una regolamentazione molto di buon senso della regione Lombardia relativamente alla, cioè che contempera, come dire, la necessità dei commercianti a non avere ogni domenica davanti il tavolino, eccetera, che viene magari il suo stesso prodotto che offre il suo venditore, eccetera, e invece l'opportunità delle organizzazioni di fare raccolta. Allora, questo è un esempio di, e come questi evidentemente se ne possono fare tanti altri. Io mi auguro appunto di sentirne qui anche da parte vostra e nei prossimi anni anche da parte del CSV. Grazie.